Bagosando, che rapporto c'è tra l'arroganza e l'incompetenza? E da un episodio che mi è successo a livello personale, come dire, è nata questa mia riflessione, il rapporto che c'è tra l'arroganza e l'incompetenza. E mi è venuto pensato che chi è umile, è ben disposto verso le cose, è prudente, normalmente non è arrogante e normalmente è competente. Cioè, detta diversamente, chi è competente normalmente è talmente prudente, talmente consapevole del fatto di poter sbagliare, che inevitabilmente è tutt'altro che arrogante. Cioè, si pone nei confronti degli altri in un modo discreto, prudente, regolato. Al contrario, chi è incompetente, ed è questo quello che mi è successo, fondamentalmente, siccome non ha nulla da spendersi, perché non sa nulla, allora che succede? Che diventa arrogante, cioè alza la voce. In questo modo, alzando la voce, pensa che gli altri si convincano che sa quello che non sa, perché tanto si vede benissimo che non lo sa. Insomma, c'è un rapporto di proporzionalità tra l'arroganza e l'incompetenza da un lato, l'umiltà e la competenza dall'altro. Poi però c'è anche una chiosa da fare, che è collegata appunto a quello che mi è successo e mi ha dato lo spunto, cari amici, per farvi questo discorso, come dire, per trasferirvi questo mio pensiero. Ed è legato alla responsabilità. Io sarò strano, ma se uno è arrogante, poi quando sbaglia io me lo ricordo meglio e quindi inevitabilmente poi mi scaglio contro di lui. Se invece ha sbagliato nell'umiltà, sono più propenso, vogliamo dire, a perdonarlo, a capirlo, ma forse che vi devo dire? Sarò io, magari invece voi no, a mano lo vedremo. Va gozando.